Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 125 di Tintoria. E applauso. 125, un bel numero. Alla mia destra Stefano Rapone, bel ragazzo, autore, co-conduttore e tante altre cose, persona che scopriremo. Persona tutto sommato incensurata per bene finora. E persona incensurata dice sì. Stefano, 125 puntate, ci avresti mai creduto? No, 125 no, infatti avrei detto 2. E invece alla fine sei sopravvissuto 123 puntate in più rispetto ai miei calcoli, alla tua previsione. Però vedi, sei contento? Abbastanza, dai. È un bel periodo, è arrivato il caldo, quindi tutto che... sei contento? Io insomma, perché poi comunque è troppo caldo. Beh, adesso si sta un incanto. Adesso, a quest'ora, prima... Prima troppo caldo, perché Stefano si veste così tutta... Adesso, per chi sta ascoltando, jeans, felpa nera. Sì, quindi... però non ho messo la maglietta della salute oggi. Bravo, questo è il quando Rapone non mette la maglietta della salute... È come le rondini, è il cambio delle stagioni. Ma con sto caldo, che programmi hai tu nei prossimi? Che farai? Col caldo? Sto a casa, abbasso le serrande, accendo la E scusa, non devi andare in giro per lavorare? Devo andare, diciamo adesso, questa cosa dei tour. Sì, dobbiamo fare i tours. Ti piace come io avevo cercato di dirlo in modo spontaneo, tipo devi andare in giro per lavorare? E tu hai detto, la facciamo adesso la cosa che diciamo le date? Pensavo alla fine come ammessa, no? Che appunto, no, all'inizio, sì. Così la gente la può skippare se la non gli interessa. Però non invece... sa bene, questa cosa di skippa all'inizio è brutta perché tu non sai mai dove skippare, come quando fanno gli sponsor, no? E tu quindi vai avanti, poi già senti che stanno parlando le persone, torni indietro e c'è lo sponsor. E quindi. E questo è il dramma dell'intrattenimento contemporaneo. Sì. E quindi non saprete voi che ci vedete e ci ascoltate anche voi dal vivo, non sapete quando finirà questa cosa che non sta portando a niente. Soprattutto non sta cominciando, io te l'ho chiesto due minuti fa e tu continui a non volermi dire cosa farai. Chi lo sa? Io che farò? Farò alcuni tour, infatti vado a Berlino. Ein Berliner! Il 5 di giugno dove fa fresco e quindi vado lì. Quando vai? Il 5. 5 giugno a Berlino. È la stagione sua. E quindi sto là, mi mangio i Krapfen. Salutiamo. Kartoffen. Bravissimo. E i Würstel. E i Würstel, che quelli. Ordinali a due, così uno me lo magno. Esatto. Te lo magno. E vabbè, quindi vai a Berlino. Beh, sono contento. Berlino. A Berlino a fare lo spettacolo in italiano. Per l'italiano a Berlino, non in tedesco. Per i tedeschi. Quindi diciamo, crei. Come potremmo definirlo? Una sorta di, diciamo, un collegamento. Come collegamento tra dritto. Tra Roma e Berlino. Diretto. Come potremmo definirlo? Una retta? No, una retta, no. Perché non dà l'idea di passaggio. Cioè qualcosa su cui puoi... Non lo so. Suggeriscono forse un... Un asse? Non so se asse è la parola... Un asse. Beh, grazie del consiglio, pensaci se promuoverlo così lo spettacolo. Io invece penso, diranno, Rapone, bravo comico, l'unico suo difetto è quando si è alleato con stand up comedy Berlino. Esatto. Io invece penso che al contrario vado a Bologna. A Bologna. Esatto, dove quindi, fa caldissimo. Quindi risposto caldo, a sinistra la sticella. Esatto, città di sinistra. Vado a Bologna perché ho due spettacoli a Bologna, perché feci sold out il 23, quindi abbiamo aggiunto una data il 24 e quindi quando esce questa puntata di maggio, quando anche qui il piave che faceva, bisbigliava, mormorava. Esatto. Il 24 maggio, che è il giorno, mi sa, che esce questa puntata, quindi se state sentendo questa puntata e siete a Bologna avete pochissime ore per organizzarvi per questa sera per venire a vedere la replica dello spettacolo. E poi il 6 giugno, però qua ci devi venire se non sei ancora a Berlino. 6 giugno che è? Faccio il Monk. Il Monk, io tornerò. Faccio il Monk all'aperto. Giardino del Monk è l'ultima volta che faccio a Roma Dilemma e quindi speriamo sia una grande l'ultima festa. Volta? Sì, mi sa di sì. E poi? E poi mi sa che lo registro quest'estate e a settembre lo carico. Dove? Non dire questa cosa perché poi... No, infatti è l'ultima volta che farò questo spettacolo per sempre. Se lo volete vedere dovete venire al Monk il 6 giugno. Esatto. Però non è certo con l'autopromozione che questo podcast è arrivato a 125 puntate. Non è certo grazie a me e sicuramente non è certo grazie a te.
è grazie agli ospiti. E anche questa sera di ospiti non ne abbiamo uno, non ne abbiamo due, ci potevamo metterle in ordine per fare la bandiera dell'Italia, vedi, non ci pensiamo mai a sta cosa. Comunque dell'Irlanda al massimo, perché quello è arancione, quindi... No, però questo è arancione, perché vedi, essendo questo arancione, quello diventa rosso. Perché i colori sono relativi, cosa che, di cui parlo nel mio spettacolo, peraltro, che potete vedere il 6 giugno al Monk. Pensa. Sì. Vabbè, quindi forse senza ulteriori indugi andrei a presentare i tre ospiti di questa sera. Signore e signori, vi chiedo un applauso per Marcello Newman, Dan Ben Sadun e Luigi Caggiano. E vai. Ciao ragazzi. Benvenuti. Ciao. A Tintoria. Ciao. Grazie. Dan è bentornato a Tintoria. Sì, infatti, perché tu sei già una delle prime, una... Sei già venuto. Quando c'è stato? Tu non c'eri. Allora, direi, c'era un periodo che Tintoria lo faceva uscire ogni tantissimo, perché in mezzo facevo Tintoria e Spro. Però una delle puntate che ho infilato in mezzo era con Dan, che stava a Roma, girata a casa vecchia in cucina. Ah. Sì. Che puntata era? Puntata numero, non lo so, ho visto 2018, inizio, vedo, no, 2019, era tipo estate 2019, no, primavera 2019, una cosa così. Ma era estate, faceva caldissimo, mi ricordo. Era estate 2019. C'è un fan che si ricorda della... No, nessuno ha visto questa puntata. Oh, infatti diciamo anche questa cosa in puntata. Le persone che sono qua presenti sono fantastiche, perché sono arrivate puntuali, mentre invece ci sono un sacco di prenotati che sono in ritardo. Questo è inaccettabile. Bastardi. Perché è inaccettabile? Normalmente non ce ne fregherebbe niente. Dio vi benedica, arrivate quando vi pare. Noi cominciamo, non importa. Ma cosa succede la settimana prossima? È il 25 maggio e c'è una ricorrenza che non avviene mai. Cioè la Roma gioca una finale di Coppa Europea, che è una cosa che nelle nostre vite non si verificherà mai più, è come quando passa una cometa. Quindi gioca alle 21, quindi cosa succede la settimana prossima? Che noi cominciamo precisi alle 7:30 e alle 8:30 cascasse il mondo, io mi alzo e esco da quella porta. Però Rapone, esatto, che tifa Juve, no. Non però, è vero. Tu però c'hai il profilo dello juventino, te lo dico per correttezza. Nessuno te l'ha mai detto, però l'hanno pensato allora, tutti. Io quando ero piccolo tifavo Milan perché era la squadra di Satana, è vero. Di Satana? Satana. Ma sta parlando di Berlusconi, è una cosa di satira. No, Berlusconi è un amico, lo salutiamo, Satana, che tra l'altro viene a fare il podcast a settembre. Sì. Satana è il principe delle tenebre. Ah, è quello là, che invece viene a dicembre. Sì. Facciamo il 25 dicembre puntata di Natale con Satana per far vedere che siamo edgy. Quindi, perché la Juve? Tu c'hai il profilo dello juventino, primogenito, cupo, o di perdere, juventino. No, invece Berlusconi. che è un po', vabbè. Comunque questo è, cioè, voi non dovete fare niente, siete contenti a essere nel podcast? Noi continuiamo così, stiamo... Sta andando benissimo. Assistiamo a chiacchiere calcistiche come da tutta la vita, del resto. Esatto. No, però nella puntata, perché avevo detto che avevamo Dan ha già fatto Tintoria, perché nella puntata con Dan avevamo detto un giorno dovremmo proprio fare qualcosa per ripubblicare Il Grande Caldo, che è un film che avevamo girato insieme 10 anni fa, di cui adesso parleremo per quasi tutta la puntata, ve lo diciamo per correttezza. Ed eccoci qua. Sì, mi sa che ti avevo fatto promettere. Sì. Ti ho detto, Daniele, tu stai qua a Roma, promettimi che... Ed è successo. È successo. Infatti, è stato importante nel adesso, processo. Prima di parlare poi del film, direi anche per facilitare il compito a tutti quanti, io adesso direi dove le persone possono venire a vedere Il Grande Caldo e quando. Così, tra l'altro, questo messaggio alle persone a casa: se pensate di venire a una delle proiezioni del film, potete pure mettere in pausa la puntata, venire alla proiezione e poi vedervela dopo, come capito, come commento degli autori al film. Che lo spoileriamo, qua stai dicendo. Vedremo come finisce. No, non penso che lo spoileriamo, però comunque sia, cioè, secondo me, se già l'hai visto è meglio. Tinti muore. Esatto, però veramente, cioè alla fine tutte le proiezioni vengo sparato sul palco. No, però se volete, però in realtà non serve neanche. Mentre invece, se voi siete in sala, non lo spoileriamo il film. Esatto, se siete in sala, ve ne dovete andare entro 3 minuti.
Dove si potrà vedere? Lo chiedo a te perché non io sono il depositario di questa informazione. Tu sei il depositario di questa informazione. Cioè, intanto però vorrei fare una cosa, perché quando fai marketing di qualcosa, zii, tu devi prima dire, devi far venire voglia. Ok. Prima di dire compralo, vienici. Sì. Allora, quindi, come si fa a far venire voglia? Allora, il modo in cui lo sto facendo io, sì, nel promuoverlo agli intermediari. Sì. Io mi occupo della promozione di questo film, questo è il mio ruolo, mi chiamo Marcello. Mi occupo di promuovere Il Grande Caldo full time praticamente. Quello che molto ben retribuito, vi lascio immaginare il giro di soldi dietro un film autoprodotto da dei ragazzi di 20 anni, 10 anni fa. Proprio mi sto pagando da solo, però sono ricchissimo. Milioni di euro. È facile. Lecce Bombo Hipster è il miglior film mai fatto in Europa. Sì, tutto vero. È il primo film con le bestemmie. Anzi, il primo film mezzo serio con le bestemmie. Poi parliamo di quali sono i film non seri con le bestemmie. E che altro dire? Fa commuovere, fa intenerire, fa ridere, è bello da vedere, è pieno di gente giovane. Tinti c'ha i capelli. Io c'ho i capelli. Io sembro mio figlio adesso, tipo. E lo potete vedere il 27 maggio al Monk. Oh shit. A Roma, quindi. Il 1 giugno a Torino, al Cinema Maffei. Con in apertura Germano e i Plastic Palms, quindi due bands. Poi il 9 giugno a Milano al Circolo Yam, alla Martesana, una presentazione di Irene Graziosi e Lorenzo Grammatica. Fuck! E DJ set, musiche di Dan Bensadun e Antonio De Sortis, altresì detto Tom Rapp. Oh my fucking god! Poi Londra, il 14 giugno al Ridley Road Market Bar. Cazzo! Fuck! Con presentazione del Festival of Italian Literature in London e musica di Mercy Tunes. E il 17 giugno a Settignano, che è praticamente Firenze. Diciamo Firenze. Per fare un po' di status. In un Arci incredibile. Un Arci che è tipo, non so, il Club Med degli Arci, è l'Arci più bello d'Italia. Con una presentazione di In Fuga dalla Bocciofila, che sono dei bravi ragazzi. Quindi fate un applauso per tutti questi eventi a cui non verrete. Ma magari al Monk ci vengono, perché comunque è un film incredibile. Con bestemmie. Questo film, io non so niente di questo film, quindi vi farò la parte del pubblico che si chiederà: ma di che parla questo film? Cos'è l'origine di come Tinti ha perso i capelli? Di cosa parla questa cosa? Lascerò parlarne loro, mentre intanto però prima vi chiedo, volete bere qualcosa? Ah, giusto. Una bella birra. Possiamo avere cortesemente 5 birre? Grazie. Prego ragazzi, di che parla Aldo? È un film about nothing, no? Sì, abbastanza. Comunque da dove è nata l'idea? Forse così arriviamo più presto a di che parla, sì, e perché l'abbiamo fatto. Com'è andata l'idea? Marcello, che ha origini americane, per questo ha questa pronuncia, non è uno stronzo, cioè parla così. No, esatto, quando parla inglese parla così, non è uno che deve fare l'accento, gli viene naturale, diciamolo, se no sei subito l'antagonista di tutte le conversazioni. Scusate, non volevo umiliarvi. Esatto, con questa pronuncia, è nato così. E io sono francese anche. E lui è francese, importante. Anche lui non parla così. Vabbè, questo nessuno non parla. Non parlo così per scelta. Lui è di Roma, per fortuna. Un applauso all'unico romano. L'unico romano. Bravo. Bravissimo. No, Stefano, sei romano? Sì, sono okay. Di Roma. Li abbiamo messi vicini. Così, da questa sì. Parte, sì. Come è nata l'idea? Come diresti? Veramente. Io vivevo a Roma in quell'anno. Che anno era? Era l'anno 2013, cioè avevo vissuto a Roma l'anno scolastico 2012-13, un anno in cui ho frequentato molto, vivevo a casa di Marcello ed ero molto amico di Daniele e tutta l'altra gente che era uscita nel film. E verso la fine di quell'anno... L'estate? Sarà stato tipo maggio, giugno. Adesso di 9 anni fa. Sì, infatti, di 9 anni fa. Andavo spesso in biblioteca, perché eravamo ragazzi molto studiosi. Una biblioteca in centro a Roma che si chiama, noi la chiamavamo l'orologio, però il suo nome ufficiale è... La Casa delle Letterature. La Casa delle Letterature. E passavamo tutto il tempo nel cortile, che era molto bello. Ah, grande Giorgio, grazie. Ottimo. A fumare, a chiacchierare.
La biblioteca dell'orologio è un posto magico dove nel cortile interno ci sono gli alberi di arance e quando la stagione è giusta, mentre tu studi sotto gli alberi, le arance ti cadono in testa, letteralmente. Posto incredibile. Sì, sì, ma è bellissimo. Studiare. Grazie mille. Di primavera cibo, si stava benissimo, sì, stavamo là. Mo tutti beviamo, tutti mangiamo, non, cioè ci sarà tutto silenzio. Sì. Ma le tagliate queste cose nelle puntate? No. In teoria è il podcast che lascia tutto così com'è. I momenti morti sono, anzi, sono una clip con solo i momenti morti. Sì. Esatto, la spina dorsale del podcast sono i silenzi. E un giorno su questo forse ti lascio la parola, perché credo comunque che l'impulso primario veniva da te. Il problema è che gli impulsi primari, capito, sono le cause prime da cui tutto emana, quindi finiamo a parlare di dell'esistenza di Dio, del perché siamo qua, perché non esiste niente. L'esistenza di Dio che torna nel film più volte. Che è chiamato in causa più e più volte da Dan, soprattutto nel film. Secondo me le cause prime più prossime in questo caso erano il fatto che in quegli anni eravamo tutti in qualche modo implicati nella musica. Io ero soprattutto musicista, adesso continuo a esserlo in maniera diversa. Dan, stessa cosa, musicista. Daniele, pubblico. Musicista, percussionista, Daniele. Non è vero. Con Luigi, sei stato percussionista, nessuno a Tintoria lo sa, io lo so. Allora ricordo. È vero, percussionista. Percussionista, Luigi, come aveva fatto le videoclip di Marcello e mio amico Tommaso, era un momento in cui facevamo tantissime cose, in cui dicevamo, ok, facciamo un disco, ok, lo facciamo. Un videoclip, ok, non lo so fare, vabbè, lo faccio. Le serate, non so come si organizzano, lo organizzo. C'era questo senso di tipo di arroganza e di vabbè, non ci vuole niente, tipo la tecnologia ci aiuta, le cose non costano un cazzo, siamo più intelligenti di tutti gli altri sono dei cretini, facciamo le cose, no? Davvero? Secondo me noi siamo più intelligenti e gli altri sono cretini, c'era questa cosa? Secondo me in una certa misura continua a esserci. Al tempo sì, poi ci siamo accorti di essere molto più cretini degli altri. Posso dire che per me non c'era neanche al tempo, lo dico a voi, cioè non è che mi devo difendere a nessuno, però non c'avevo questa cosa. Anzi, cioè io pensavo, sono peggio di tutti, cioè nel senso stavo proprio male, a 23 anni... No, ma cioè, se pensi di essere meglio di tutti, pensi anche di essere peggio di tutti, no? Perché ti senti in colpa rispetto al potenziale che avresti. Però, insomma, per chiudere questa cosa qua, se no andiamo troppo nello psicologico, scusa se faccio il host. No, vai. Era un momento in cui ci sentivamo in grado di fare le cose. Il cinema ci piaceva molto, Dan stava studiando per l'esame, per entrare alla FEMISC, una scuola è tipo il centro sperimentale francese. Io avevo dato 12 CFU di cinema. E quindi? Abbiamo visto La Grande Bellezza di Sorrentino al cinema, io, Dan e mio fratello, un giorno, era uscito più o meno in questo periodo, se ricordate, e ci ha fatto schifo, cioè ci ha fatto proprio arrabbiare. Cioè, quindi hanno detto, noi qua, Sorrentino qua. Paolo non va da nessuna parte. Sorrentino, però, appunto, lo posso... Sorrentino peraltro viene al podcast, quindi poi ci sarà anche la contro risposta. Anche lui si sente molto imbarazzato di non aver fatto Il Grande Caldo. Esatto. Poi tra l'altro io La Grande Bellezza non la vidi allora, l'ho vista l'anno scorso, mi è molto piaciuto. Bravo, sì, traditore. Sì. Avresti preferito far quello, sono sicuro. Tantissimo, con tutto me stesso avrei preferito vincere l'Oscar con La Grande Bellezza. Comunque quella cosa là ci aveva infastidito, perché ci sembrava tipo, non so, troppo estetico, non ci piaceva come raccontava Roma. Per noi Roma era tipo andare a San Lorenzo, non fare un cazzo e lamentarsi, andare a Pigneto, non fare un cazzo e lamentarsi, cioè questa era la nostra vita, non ci sentivamo rappresentati, ci stava sul cazzo quella cosa là. E abbiamo detto, vabbè, cioè abbiamo una, cioè, che cazzo ci vuole, facciamo un film. E la storia breve è che ci abbiamo messo un mese e mezzo a finire di girarlo e 9 anni a finirlo davvero, quindi esce il 27 maggio dopo questi non 9 mesi ma 9 anni di lunga gestazione. Se non ci venite siete pazzi, raga. Posso dire una cosa? Certo. Non ho capito di che parla. Ah, infatti, parla di quello, cioè parla di... Hai già scoperto il punto debole delle nostre presentazioni. Se ci fai questa domanda noi siamo... Ah, oddio! Cioè no, letteralmente parla di un gruppo di amici che cerca di fare un film. Ok, quindi è un meta... È un po' metafilm, meta, però il film dentro il film non è il film. Ok. È un altro film. Però comunque sì, cioè siamo tutti noi stessi,
delle versioni di noi stessi. Sì, 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 però abbiamo i nostri nomi, eccetera. E sì, questo gruppo di ragazzi che si annoia molto un mese d'agosto a Roma senza piani, viene coinvolto in un progetto di film da un'amica loro e si mette a fare questa cosa con risultati che vedrete, che scoprirete, variabili, non spoileriamo. Oh, esatto, invece secondo me invece di parlare proprio del film che puoi parlare di un film senza che la gente l'abbia visto ha poco senso. Io vorrei soffermarmi sulla cosa, cioè sull'impulso a fare un film senza averne i mezzi tecnici, economici proprio, cioè nel senso non li avremmo neanche adesso, li avevamo ancora di meno 10 anni fa, e quindi ci siamo sbattuti coinvolgendo un sacco di amici, abbiamo sequestrato per un mese degli amici per girare un film, per cui tutti i giorni, dalla mattina alla sera, stavamo in giro a fare questo film, e poi questo film non l'abbiamo mai fatto uscire. Perché non l'abbiamo mai fatto uscire, Marcello? Allora, ci sono 3 versioni. Diccele tutte e 3. Volete la 1, la 2 o la 3? Tutte e 3, tutte va bene. Tre. Questo è un po' allora, la prima versione è ci abbiamo messo 9 anni a finirlo, e questa è quella breve, forse quella più vera. La seconda versione è che io l'ho sabotato, ho sabotato l'uscita di questo film per 4 anni. Cioè, io sono un po' più l'anima di project management di questo film, è orribile, però qualcuno deve fare questo lavoro. E a un certo punto io volevo fare l'insegnante di musica, stavo per fare l'insegnante di musica in una scuola internazionale a Parigi, e ho perso un lavoro, ho perso questo lavoro dalla notte al giorno successivo, perché la mia futura capa mi ha googlato e sono uscite delle cose legate alla mia attività artistica che non erano compatibili con il mestiere di insegnante. Che cosa è uscito, Marcello? Questa è una storia di cui io cerco di non parlare, cioè... Ma perché? È una storia... Che storia è? Non la conosco. Allora, questa storia funziona... Fammi pensare un secondo se la posso dire sotto in teoria. Ma certo la puoi dire. Cioè, va bene, sì, la posso dire. Praticamente, io suonavo in un gruppo che si chiamava Marcello e il mio amico Tommaso, e avevamo pubblicato un album che si chiamava Nudità. Un singolo estratto da quest'album si chiamava Coro Alpino, Luigi ne ha girato il video. Era bellissimo. E nel video si vedeva il seno di una donna. E già questo era un problema. Secondo problema... sito di recensioni Coro Alpino e si vedeva il seno di una donna. Sì, okay. Perché era un tema attuale, incredibilmente attuale. Che te lo dico a fare? Incredibilmente attuale. Salutiamo gli alpini, tutti ospiti di Dintoria, quelli veri e quelli finti. Comunque, no, forse invitiamo le vittime degli alpini a parlare, giusto? Contro gli alpini che molestano. Basta, vai avanti. Grazie. Un sito di recensioni musicali italiane chiamato justkids.it. Per voi ignoranti vuol dire solo ragazzi, solo stai continuando a porti solo giovani. Justkids.it aveva recensito il disco, quindi questa tipa vede Justkids.it, Nudità, il nome del disco, un frame del video col seno di questa donna e dice: zii, cioè, questa sembra pedopornografia. Cioè, si aveva il seno piccolo. Sì, sì. Sì. Questa ragazza aveva quelle che io chiamo... Vi ricordate le tette indie com'erano? Erano giovanili, fanciullesche quasi, erano piccole, e quindi cioè, c'era questo seno piccolo, e quindi con Just Kids e Nudità, e lui doveva insegnare a dei bambini, gli hanno detto je ne pense pas. Mi hanno detto tornatene a casa, non puoi entrare dentro, cioè, il territorio della scuola, non fare questa cosa. Quindi io sono andato in para, perché comunque io continuo a occuparmi di tipo formazione, sistemi scolastici, eccetera, e da quel momento in poi si è insinuata nella mia testa la paura che io non posso più tipo fare le cose che mi verrebbe da fare, e quindi mi viene voglia di fare cose tipo appunto volgarissime, piene di bestemmie, violentissime, eccetera. E Grande Caldo tra queste è quella che ho più voglia di recuperare adesso. Quindi a un certo punto questo ha causato un ritardo nel film, perché nel film ci sono le bestemmie, e Marcello ha detto: già ho perso un lavoro per una cosa senza senso, per una canzone che su Coro Alpino che ho fatto un sacco di tempo fa, ho perso un lavoro per nessun motivo, se faccio pure uscire un film con le bestemmie non lavoro mai più. Ma poi c'è una terza cosa. Aspetta, sì. No, su questa cosa del Just Kids. Ma come te l'hanno... Cioè, ti hanno detto proprio: tu non puoi fare l'insegnante per questo motivo? Guarda, è stato terribile. In realtà io ho chiamato mia mamma in lacrime. È stato un momento orribile. Cioè, io ho parlato con la tipa la notte prima di andare a lavorare, e lei mi ha detto: non solo tu non puoi venire domani, non solo tu non puoi mai più entrare in questa scuola, tu non devi fare l'insegnante, zì. Vai a fare qualcos'altro.
Ma ti ha dato la motivazione oppure sei risalito tu al... Mi ha detto anche una cosa saggia, cioè che se vuoi lavorare in scuole in cui i genitori comunque pagano 20, 30, 40 K l'anno per ragazzino, c'hanno una voce in capitolo, metti un brutto voto a qualcuno, ti cercano su Google, su cazzi tuoi. Cioè se hai un'altra vita in cui sei visibile e un minimo scomodo, quella cosa non la puoi fare. Sarebbe ok se invece lavorassi nel sistema pubblico. Cioè, abbiamo i docenti nel pubblico che io alle medie avevo un insegnante, cioè non ce l'avevo io, però era uno scrittore che aveva scritto tutto un romanzo dal punto di vista di tipo un pazzo antisemita che diceva, e razzista, che diceva quanto odiava gli ebrei, i neri, eccetera, e odiava le donne, e poi andava tipo a torturare tutta gente, eccetera. E sta gente aveva pure avuto un processo, mi sa, per tipo incitazione all'odio razziale, così si chiama in Francia. Però faceva l'insegnante di filosofia e nessuno diceva niente. E lui, per un sito non suo che si chiama Just Kids, gli hanno detto no. Sì, sì, poi per una canzone che vabbè. Ma quindi era corro almeno. Era esplicita, cioè la tetto, proprio per questo motivo tu non puoi. Sì, 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 era per quello. Esplicito. Tra l'altro, lei parlava pure italiano, quindi era in grado di capire che non era pedopornografia. Lei era forse un esperta del genere. Sì, sì, era per quello. Storia. Comunque, terza ragione, perché il Grande Caldo ci ha messo così tanto a uscire? Io direi per una fondamentale coerenza filosofica tra il processo produttivo del film e la storia che il film racconta e il senso del film, che è molto attorno appunto all'inefficienza, all'indolenza, alla pigrizia, eccetera. Cioè non potevamo fare un film di quel tipo e poi farlo tipo super bene e farlo uscire in 3 secondi. Questo è quanto. No, infatti forse 9 anni era il tempo giusto per farlo uscire. Poi forse arrivati a 30 anni abbiamo voluto tipo un'ultima volta tornare verso i nostri 20 anni, la nostra innocenza. Sì, no, il complice è stato anche il Covid, perché poi ne abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo cominciato a parlare prima io e Luigi, che io ho chiamato Luigi, e ti ricordi all'inizio tu mi hai detto famolo però diverso. Confermo. Secondo sì. Me l'idea era anche bellissima. Cioè riprendere il Grande Caldo, solamente le parti belle, e costruirci sopra uno spettacolo di stand-up. Secondo me avrebbe avuto un successo incredibile. Guarda, non hai visto il futuro, non hai voluto. No, non so se quello è il futuro, però non sarebbe stato il presente. Perché poi devi fare uno spettacolo di stand-up coerente col Grande Caldo, non so se sarei stato in grado. Però poi invece, cioè durante il Covid abbiamo cominciato a fare delle call infinite, dove l'abbiamo praticamente riscritto da capo, e poi invece abbiamo detto ma il film, eccolo qua, ci sta. E abbiamo coinvolto Luigi, che originariamente era, come si dice, che ruolo è questo? Diciamo, io è tutta un raggiro di Marcello Newman. Io mi ritrovo in questo progetto, non mi ricordo bene come, è tutto molto nebuloso. Mi ricordo questa serata alla calzoleria in cui vedo Marcello, non mi ricordo, l'avevo già conosciuto, non so come, mi parla di questo progetto, io ci casco. Ed sono eccoti molto qua, 9 anni dopo, non so come, a cercare di ricordare come sei finito fino a qua. Oh, poi tra l'altro, per me, aver fatto il Grande Caldo e adesso farlo uscire è stranissimo, perché il Grande Caldo è un film indipendente. Io i film indipendenti non li conosco, non li vedo, non so dove vederli, non li ho mai visti, non me ne interesso. Cioè nel senso, non è una cosa che dici, sai... una spinta che ho, la voglia di fare film. Al di là di quel momento, poi mi è capitato nel corso della vita di dire questa è un'idea per un film, e di buttare giù il soggetto per un film da solo a casa mia, però non ho mai avuto la spinta a fare film, a provare a fare film, e non frequento persone che vanno a vedere film indipendenti, e mi sembra che anche a Roma in generale non ci sia proprio questo movimento di persone che dice mo andiamo a vedere un bel film indipendente in una sala indipendente. Posso dire che sono meno belli del Grande Caldo? Posso dire sono meno belli del Grande Caldo, e poi cioè, se tu mi dici andiamo a vedere un film indipendente, io ti dico dove, cioè dove si vedono i film indipendenti a Roma? Esiste? No, in realtà esiste cioè forse Luigi sarebbe più in grado di rispondere. Cinema Aquila? Sicuramente il grande merito del Grande Caldo è essere riuscito a trasformare un film indipendente in un evento, e quindi averlo introdotto all'interno
del mondo dei tour, perché sì, solitamente la cosa difficile appunto è distribuire un film indipendente, quindi se sei bravo riesci a coinvolgere produttori e quindi entrare un po' nel circuito del cinema vero, quello dei grandi, magari riesci a inserirti all'interno di festival, di proiezioni anche importanti e ti riesci a far vedere. Il Grande Caldo ha detto no, noi vogliamo prendere proprio ciò che è il film, cioè un prodotto indipendente, vogliamo anche farlo vedere in modo indipendente, quindi secondo me è uno dei grandi meriti uno dei grandi pregi del film. Tra l'altro cioè, reso possibile in parte perché c'è dentro Daniele che adesso è famoso, cioè questa non lo potevamo prevedere, l'altra cosa è tipo aspettare 9 anni che Tinti diventasse finalmente famoso, finalmente, per tirare fuori questo film. Abbastanza famoso da farlo al Bonk. Questo comunque ci ha aiutato. 6 giugno ricordiamo, faccio lo spettacolo. No, 27 maggio. No, io sto parlando del mio spettacolo, zio. Non ci dovete andare allo spettacolo di Tinti, no, dovete venire a Grande Caldo. Non potete andarci due volte in due settimane. Spettacolo, vi prego. Lo spettacolo l'avrete già visto se siete qua, non tornateci, è sempre uguale. È sempre quello. Io ancora non l'ho visto, infatti il 6 giugno... 6 giugno ci sta. No, non ci posso venire. Cazzo, zio, vabbè. Fammelo fare a Nizza in italiano. Sì. Scusami Marcello. No, figurati. Comunque diciamo, la mentalità, come dice Luigi, è un po' più da band indipendente che gira, che si organizza le date da solo, che il carrozzone e l'ingranaggio gigante della produzione cinematografica, che è una roba inaccessibile. Cioè, comunque pensateci, per fare un disco, cioè, è pieno di dischi fatti in cameretta, è pieno di... libri, tutti i libri sono fatti in cameretta, sì. Cioè, nel senso, il fatto che i mezzi di produzione a un certo punto siano diventati molto accessibili ha comportato il fatto, mo sto a fare il professore, però, vai. Che tante persone in più si sono messe a fare arte perché dice ok, la macchina fotografica non costa un cazzo, faccio le foto. Pure la stand up adesso la fanno. La stand up lo fai, ti fai il podcast tuo, capito? Ti fai il podcast, sì, ti fai Twitch. Tuo. Nel cinema questa cosa non è veramente successa, cioè esiste un sottobosco di cinema indipendente, però la barriera all'ingresso per girare un film è tipo un budget da 1 milione di euro, cioè, in realtà non lo so, però penso un milioncino. Non lo so, figurati. Anche meno. Però vogliamo dire il budget totale del Grande Caldo? Conta, purtroppo non abbiamo ancora finito di spendere, però direi che... Allora, all'epoca avevamo speso tutto... 850 euro, compreso... far mangiare tutta la troupe e tutto il cast per un mese. Qui ha mangiato malissimo, grandi paste al pesto, grandissime paste al pomodoro. Anche appuntamento sul set alle 12 al Gianicolo già mangiati. Sì, sì. Ci vediamo alle 12 al Gianicolo già pranzati. Sì, no, chiaramente arrivati a mezzogiorno, noi tre, già mangiati. Ci sono stati delle cose molto poco carine nei confronti però di nostri amici di 20 anni. Solo a 20 anni puoi dire una persona rinuncia alla tua vita per un mese senza che quello ti provi a dare una coltellata. Però è andata bene, però all'epoca spendemmo pochissimo per il film. Sì, 2 settimane di riprese, 850 euro. Se fai al giorno è veramente poco. Una compresa la benzina per andare a Monteporzio, sì, sì, no? Sì. Veramente. Compresi i contratti, l'assicurazione, l'ufficio legale. Tutte cose che ci sono: contratti, assicurazioni, c'è tutto. Quindi basta parlarne, perché se c'è, c'è. Diritti musicali. Tutto c'è. Che è per me è per totalmente illegale comunque questa storia, non c'è niente da dire a riguardo. E sì, quindi diciamo non gli 800.000 euro che servono per avere accesso a questo magico mondo. E, però la cosa che volevo chiedere a Dan, che invece vive a Parigi. No, non vivo più a Parigi. Viveva a Parigi. Ah. Scusami. Sì. Non vuoi vivesti a Parigi. Sì, scusa, vive a Parigi non è più vero, vive a Torino. Sì. Però ha vissuto a Parigi. Sì. A Parigi c'è invece una cosa di persone che dice adesso vado proprio a vedere un bel film indipendente da qualche parte in questa sala indipendente e poi ci sono persone in quella sala indipendente. Sì, cioè tantissimo. Questo è pienissimo. A Parigi ci sono tipo centinaia di cinema pieni ogni sera di giovani studenti. Ma secondo me c'è anche in Italia, solo che non li frequentiamo. No. Meno, certamente meno. Cioè Parigi è proprio una città dove si produce e si vede tantissimo cinema e anche robe, cioè vai a vedere un film ungherese del 36 una domenica sera e tipo mezzo che sarà pieno,
cioè, sì, certo, c'è perché ci sono studenti, ci sono cinefili, città piena di stronzi anche, sì, anche che la domenica sera non stanno con una birra e una pizza, vogliono proprio vedere, certo, un film di 3 ore polacco sulla morte. E io facevo parte più o meno di quella gente, certo. E sì, comunque anche stronzi come noi che fanno film con 3 soldi ci sono, però il problema effettivamente è che se lo fai difficilmente sai dove potrà essere visto, perché se lo metti su YouTube nessuno se ne incula, perché non è un prodotto, sì, non è un oggetto che vuoi vedere su YouTube o comunque che arriverà a chiunque. Qui il circuito è più quello dei festival, però il circuito dei festival è comunque anche quello molto, dipende un po' da chi conosci, dipende da, e sarai visto solo da o cinefili proprio sfegattati che vogliono vedere tipo le prime armi di giovani o gente del settore. Però trovo interessante che con questo stiamo provando a farlo vedere. Vabbè, sarà anche quella un'altra logica di rete comunque, perché verranno a vederci gente che vola con te, gente che conosciamo, gente un po', la nostra rete estesa, però è una che, come dici, non è per forza abituata a vedere film che non siano The Batman. Ma perché qua neanche The Batman la gente se lo va, no, a vedere. No, no. Cioè, qualcuno ha visto The Batman? Nessuno ha visto? No, qualcuno. 6 persone. Vabbè, poche però, cazzo. Ma guarda, io sono andato a vedere Sorrentino, è stata la mano di Dio, ero in una sala da 400 posti all'Atlantic e c'eravamo io e la mia ragazza. E sì, basta. E basta. Ah, perché quello era uscito su Netflix. Era uscito su Netflix, però adesso... Io uguale, però 10 anni fa, quando è uscito L'allenatore nel pallone 2. Però ho capito. Eravamo in 3, tipo, però... Però tu andassi a vedere L'allenatore, sì, nel pallone 2, sì, che sì, già all'epoca non si posizionava come film alto. Però neanche questo silenzio, perché neanche si è indipendente, cioè era un film indipendente, no, non era indipendente, non era, no, zero indipendente, era c'erano i calciatori del Milan che recitavano, sì, c'era la però scena, poca gente ci stava. Beh, sì, peccato, ti credo. Però Sorrentino, che comunque sia il nostro regista di punta in questo momento, però sta pure su Netflix, appunto, quindi però, vabbè, lo vedi a casa, appunto, le sale sono vuote. Invece questa è un'altra cosa del grande caldo, che se lo volete vedere, nessuno lo deve vedere, lo dovete per forza venire a vedere alle proiezioni, perché non verrà distribuito da nessuna parte. Giammai. Perché? Però questo vi chiedo, perché, e se doveste distribuirlo, dove, perché? Ma sì, ma questa è una decisione che prendiamo insieme, cioè parliamone domani, ne parliamo insieme, decidiamo. No, parliamone adesso, cioè, che, anzi, parlatemene, perché questa è tutta una cosa che io, cioè, mentre sulla stand-up io so, ok, voglio fare questa cosa, mi piacerebbe metterla qua, non posso, la metto qua, faccio questa cosa qua. Un film come Il Grande Caldo, che contiene bestemmie, ora non è che proprio sono il tema centrale, però quanti film con 6 bestemmie conoscete? 15. Più di 6. Tipo 20. No, 20 ci, no, stanno. 20 no. Una volta ho googlato, mi pare, film con bestemmie. Esistono, sì. E ce ne stavano alcuni italiani. No, qualcuno, sì, ce ne, sì, sta. Cioè, ma anche film si usciti c'è un commercialmente. C'è un Kim Rossi Stewart che dice, oddio, ci sta... ogni tanto ci stanno le bestemmie. Non ho capito la, c'è, parola. C'è Kim Rossi Stewart. Ah. No, era quello, Kim Rossi Stewart. Okay. Che salutiamo, ci ho giocato una volta a calcetto, forte. Ma che cazzo stai a dire? Ti giuro. Se si beve il sangue delle persone, perché io non ho mai visto un ragazzo così bello di 50 anni. Cioè a fine partita dico, no, perché poi lui c'ha 50 anni. Cosa? Era un giovane bellissimo e ha 50 anni. Io l'ho scroccato una sigaretta una volta a 18 anni. Pensa che io invece gli ho fatto 2 gol contro. Vedi tu, quando ancora giocavo. E lui fa il compleanno il mio stesso giorno. Kim Rossi Stewart, sì, che tra l'altro doveva essere qua oggi ospite del podcast, e invece cosa viene fra 2 settimane. Quindi no, bestemmie, dicevamo, i film, ci stanno alcuni film, sì, con le bestemmie. Stanno, ci stanno, che film? Sai, c'è proprio una pagina Wikipedia tipo film con le, sì, bestemmie. Sì, però un conto è film con le bestemmie, tipo cioè i Profilax ridoppiano un film, ci stanno, no, le bestemmie. Film, no, film, cioè normale, cioè,
non che quelli di Profilax non siano. E quante bestemmie ci sono? Perché secondo me, allora, sento abbastanza ingarellato, erano voglio sapere quanti film hanno più bestemmie nel Grande Caldo. No, secondo me forse siamo il film con più bestemmie della storia d'Italia. Siamo il primo film con le bestemmie, ma il film con più bestemmie. Con più bestemmie. E questo comunque, ecco, come lo distribuisci in Italia un film con le bestemmie? Non è facile. Ma le dico tutte io, però. Quello questo, è un problema. Questo per me è molto importante, perché io comunque mi piace pensare che un giorno tornerò a lavorare in Rai. Tu non credo che ne dici una. No, io non ne dico nessuna. Marcello ne dice una. Ne dico una. Io ne dico tipo 15. 15. Ma perché io ero francese, appena arrivato in Italia, e in Francia la bestemmia non esiste. Non è una cosa. Cioè, non è una cosa perché non crediamo in Dio. Cioè, quindi... insultare Dio sembra una cosa quasi Che carini voi che credete in Dio, che carini. Insultare Dio in francese sarebbe tipo prezioso, carino. E però un bel, non lo dirò, si può bestemmiare, no si può, però magari da no, forse offendo qualcuno, però una bella bestemmia ti libera più degli insulti francesi, è proprio un... Quindi anche... E quindi quando ho scoperto la bestemmia mi sono messo a bestemmiare. Quindi di tu vieni da un popolo che non ha bestemmie, e quando hai scoperto la bestemmia hai detto: questa è una cosa bella. Ha colmato un vuoto, proprio come Dio colma un vuoto, anche l'offesa a Dio, ma è normale. È interessante questa cosa, che uno pensa: non hai bisogno di bestemmiare perché appunto vivi in uno stato più laico. Invece anche in quel caso potresti importarla in francese. Ma sarebbe. Ma forse. Non so perché... Funziona bestemmiare in Italia, però sì. Forse portarlo... Cioè lui non sì. Non, tu non bestemmi in francese quando sei per i cazzi tuoi. Però se mi tiro... Cioè, bestemmi in italiano, anche in Francia? Cioè quando proprio una cosa... ti fai male? Vedi, questo è bello. Perché c'è quel... Sì, no, beh, perché... Allora, questo c'è uno spazio dentro di noi dove volendo ci può mettere Dio, se non c'è Dio non c'è niente, no? Cioè, è una cosa naturale, cioè l'uomo c'ha la bestemmia. Sì, ma come disse il Papa Francesco, la bestemmia è una preghiera. Quello è un pensiero. Lo disse Papa Francesco? E ha tirato pure un bello oddio dopo. Occhio che viene sbugiardato, perché Papa Francesco viene a novembre a Pintoria, quindi stai attento che gli chiediamo. Ma ti giuro l'ha detto. Io ci credo, figurati. Una volta che gli cade, lui bestemmia sempre. Lui bestemmia tutto il tempo. No, però lui fa volare che parla di tequila, parla di calcio, parla di marijuana. Parla di figa, parla di tutto. Sì. Di figa parla? Sì. Ma tu? Stiamo parlando lo stesso Papa? O in Francia avete un altro Papa? Quando fa le omelie in francese è tutta un'altra cosa. È tutto pussi, è tutto... le figlie, tutti va bene, Papa. No, però, insomma, è un film con le bestemmie, e questa cosa le bestemmie ci preoccupava tantissimo prima, cioè quando abbiamo fatto il film ho detto: cazzo, abbiamo fatto un film con le bestemmie. Lui non voleva farlo uscire perché dice: già ho perso un lavoro, pensa quanti ne perderò, è greve. Adesso che sono passati 10 anni mi sembra ci preoccupi di meno, cioè tipo a me sono molto meno preoccupato dal fatto che stiamo facendo uscire una cosa alle bestemmie. Cioè tipo sti cazzi, non penso alla gente. Ma sì. Cioè tipo nel mondo delle persone, cioè tra i nostri amici, nelle nostre famiglie, nel mondo che ci circonda, semmai abbiamo dei problemi perché abbiamo fatto uscire con un film con troppe bestemmie, siamo dei cazzo di eroi. Sì, se quelli fossero i problemi, dici. Cioè, capito? Cioè comunque saremmo circondati da affetto, incoraggiamento, eccetera. Quello non fa più tanta paura. No, infatti la cosa che fa paura adesso... Infatti facciamo un sondaggio. Chi è che qua a cui danno fastidio le bestemmie, per dire? C'è qualcuno? Tre preti. Ah, scusate. Davvero? Ma davvero? Vabbè, ci stanno. Perché, se posso chiedere? Ah, tutti e tre siete... Delegazione della Chiesa. Vabbè, no. Ci sta. Allora, sappiate, se volete venire il film, che ci sono delle bestemmie. Poi le bestemmie non sono gratuite, perché noi perché abbiamo messo le bestemmie? Abbiamo messo le bestemmie e fa: oh, siamo matti, bestemmiamo. No, però noi a 20 anni bestemmiavamo, cioè nel senso tra di noi bestemmiavamo e ci facevano anche ridere. Le bestemmie forse diciamo ci fanno ridere ancora, però bestemmiavamo. E quindi quando abbiamo fatto il film abbiamo detto: siamo noi che parliamo a Roma, E però non bestemmiamo. L'abbiamo fatto, essendo un film indipendente, parliamo come parliamo. Ma infatti, noi per me, venendo dall'esterno, mi sembrava assurdo che il modo in cui parlava la gente a Roma, per strada, tra gli amici, eccetera, non era per niente rispecchiata nell'arte che era prodotta, nelle canzoni, nei film. E
Quindi per me non era tanto un soggetto, perché non ho mai capito bene quanto delle parole così, cioè non c'è un equivalente in francese di una parola che tipo non può essere detta, non la vedo. E infatti dicevi alle nostre famiglie eccetera, però poco dopo aver imparato cos'era una bestemmia vivevo da te e tu mi hai detto comunque questa cosa che ti piace così tanto non dirla mai davanti a mia madre o mia nonna o tipo, e io dicevo ah sì, ma tipo, perché sembrava veramente che se tirasse, cioè se dicessi una bestemmia davanti alla nonna tipo dovrei riemigrare, tornare in Francia. E quindi per me interessa, cioè posso fare una domanda che non c'entra, tu sei, cioè, mi interessa questa cosa qui, tu sei di origine ebraica? Io sono ebreo anche, sì. Anche voi siete? Sì, è un film di ebrei. Sei ebrei. Com'è la questione bestemmie per gli ebrei? Sai che non ho la minima idea di come sono vissute le bestemmie della comunità romana, perché fare una distinzione su cioè in casa è una cosa che probabilmente interessa soprattutto ebrei italiani. Agli ebrei italiani, perché stanno in un posto in cui le bestemmie esistono e suppongo che diano fastidio. Beh, sì, in teoria non devi dire il nome di Dio in vano. Però è il nome. Cioè, vabbè, ok, c'ha ragione. Comunque dargli del porco non è il massimo. Cioè, no, cioè il nome manco sarebbe il nome. Oh shit! Cioè, il nome non puoi dire nemmeno Dio per gli ebrei. Dio è già una bestemmia perché lo stai dicendo senza. Ok. Quindi immagino che se aggiungi un animale prima, certo, è peggio. Anche se fosse un nobile animale, insomma. Sì, tipo Dio leone. Perché è Dio il problema, non il leone, okay. Certo. Ok. Quindi è vissuto comunque in teoria male, oppure non lo so. Sai che proprio non lo so. Dan, no, ma immagino, cioè, di sì, cioè non posso immaginare che tipo il rabbino di Roma dice no, va bene, andate pure. Però no, è sottinteso che è il Dio cristiano. Quello è solo per i cristiani, sì. Devi aggiungere tipo... Però sulla Madonna. Puoi bestemmiare la Madonna, ma non Mosè. Sì. Gesù, vai, via libera. Devo dire, è molto irrispettoso per un ebreo bestemmiare la Madonna, perché la Madonna non ti appartiene, capito? Non la puoi bestemmiare. Ci sta. Ah, quindi non si può... Infatti bestemmiamo solo Dio. Bestemmiamo solo Dio. Ah, ok, quindi solamente quelli in comune, che sono in comune tra le due religioni. Cioè Madonna, no. Gesù, no. No, certo. San Crispino, come si fa spesso da noi. No. San Crispino, si bestemmia spesso San Crispino, gelataio che ha chiuso peraltro, il gelataio a Magna Grecia. Era un gelataio, ha chiuso. No, era via Britannia, no, via Magna Grecia. Adesso santificato perché... Boh. Vabbè, c'è ancora Fontana Trevi, però... C'è ancora Fontana Trevi, sì, secondo me è chiuso pure in centro. Occhio, si sono spostati, hanno provato a espandersi, hanno chiuso. Shout out a San Crispino, però, perché siete andati dalla zona... Della bestemmia in altre religioni in Italia. E... Però non abbiamo una risposta, risolto, non abbiamo altri esponenti. Invitate un rabbino. Non abbiamo esponenti di altre fedi. Ma pure avere esponenti di altre religioni, però mi sbilancio che secondo me l'Islam mi sbilancio che non se la vivono bene se no, il prete, un rabbino, un imam. Cioè, sia la Madonna sia Gesù sono in comune anche nell'Islam. Cioè, no, anche infatti, ma pure Dio, cioè, non so adesso. Dio sì, certo, però dico, cioè, mentre loro non c'erano Gesù, cioè Gesù è uno. Beh, ma poi Marcello, essendo italiano, cioè, c'ha tutta la cosa italiana, quindi per lui la bestemmia non è tipo, immagino. Cioè, nel senso, tu non ti sei mai vissuto una bestemmia tipo, sti cazzi, sono ebreo. Cioè, io non ho mai sentito una, cioè non sapevo cosa fosse fino tipo ai 15 anni, quando sono andato a sto liceo dei fasci a Roma Nord. E detto, bada! No, oddio, in realtà non l'ho scoperta là, perché là erano pure tipo, anzi, bravi cristiani, forse bestemmiavano meno. In Ciociaria ho scoperto la bestemmia. In Ciociaria, certo, i ciociari. E si è inserita in tutto questo processo tipo di non so, ribellione adolescenziale, cominciare a fumare, ubriacarsi, bestemmiare. E bestemmiare. Infatti adesso, secondo me, bestemmiamo meno di prima, cioè nel senso... Parla per te. No, però rispetto ai 20 anni, quando parli... Cioè prima ci faceva più ridere, era proprio... lo usavamo un po' più, adesso magari bestemmiamo se ci va. Non so come dire. Comunque shout out ai grandi bestemmiatori sociali, posso? Vai. Grandi, raga. Grazie, che ti hanno insegnato molto. No, però prima ci spaventavano le bestemmie che erano in questo film, mentre adesso ci spaventa far uscire un film che comunque sia, parlando di ragazzi di 20 anni a Roma che appunto bestemmiano e dicono le cose che dicevano i ragazzi romani, fanno un sacco di battute e fanno battute anche sessiste. Cioè, lo dico principalmente il mio personaggio, le fa, perché a 20 anni si facevano le battute
misogine, quindi non è che abbiamo detto ah adesso facciamo un personaggio che non le dice perché è sbagliato. Personaggio del ventenne che bestemmiava e faceva le battute misogine, fa le battute misogine. Quindi mi sembra più greve quello adesso a me di mettere fuori un film che fa delle battute misogine che non mettere fuori un film che fa le bestemmie, perché in questi 10 anni c'è stato, secondo me, in Italia, nel mondo, anche un discorso portato molto avanti sulle donne, che ci ha coinvolto tutti quanti, che già era iniziato all'epoca, per cui adesso io vedo le battute del film e dico, madonna, questa battuta è greve, cioè una battuta che adesso non so neanche se sentirei, però non frequento più ventenni, però è giusto che stia nel film, perché invece 10 anni fa i ventenni rappresentati in modo estremizzato dell'epoca facevano. Però ecco, adesso io ho molto più l'ansia per quello, che metto fuori una roba con delle battute misogine, che non perché metto fuori una roba con le bestemmie. Ma cosa, cioè, quando ti viene ansia su questa cosa, cosa che temi possa... No, non è che temo, è proprio una cosa mia, cioè nel senso che metti fuori una roba che... Te cancellano su... No, non mi questo è l'ultimo, te ultima puntata di editoria. No, non mi cancellano, a parte che c'è poco da cancellare. No, non mi cancellano perché poi la cancel culture in Italia è abbastanza nominale, cioè non è che smetti di lavorare veramente per queste cose. No, però proprio in generale, che metti fuori una cosa con dei contenuti che, cioè, sono, cioè, con delle battute, non dei contenuti, delle battute che adesso non farei mai. Però, sì, vabbè, ma, però cioè, poi mi penso sembra chiaro che... è giusto, no, penso comunque che è giusto che ci siano, perché è giusto rappresentare, come è giusto che i ragazzi 20 anni bestemmiavano e quindi bestemmiano, i ragazzi 20 anni facevano le battute misogine, fanno le battute misogine, cioè certo. Fare finta che non ci fosse quella cosa è sbagliatissimo, secondo certo. me, quindi per quello. Però mi fa più strano vedere quella roba là che vedere io che bestemmio. Poi io non sono io che bestemmio, però noi che bestemmiamo, diciamo. E questo secondo me perché in 10 anni è cambiato moltissimo il discorso proprio sociale sull'argomento misoginia, sull'argomento sessismo, per fortuna. Mi sì, sì, giustamente, però... Si può, cioè, se un film, un personaggio fa una cosa sgradevole che non è subito condannata, non vuol dire che tipo una cosa mostrarla come bella. Cioè, quei personaggi chiaramente non sanno bene dove vanno, che cazzo sta. Cioè, il film parla anche di una certa solitudine, una certa difficoltà, tipo relazionarsi col mondo e con le donne. Ed è giusto che sì, cioè, a volte può essere un umorismo abbastanza violento, abbastanza schifoso. Così. E infatti, alla luce delle bestemmie e di queste battute, torna la mia domanda: un film così che non verrà distribuito da nessuna parte, ma dove lo vorreste distribuire? Lo chiedo a Luigi, che è del mondo del settore. Vabbè, però comunque a conti fatti il sei settore tu. Non misoginia non misoginia. Dove si distribuisce un film così? Esiste un posto dove si distribuisce? Beh, io penso che solamente se esiste non lo conosco. Ok, buono, ottimo. Sì. Esistono queste piccole piattaforme che stanno crescendo di cinema indipendente, che portano avanti questo processo di distribuzione di film poco accessibili, e quindi forse la loro politica è un po' più aperta a queste tematiche. Però sinceramente penso che non esista, cioè c'è questa libera distribuzione sui vari canali YouTube, Vimeo, in cui puoi fare un po' quello che ti pare finché non ti bannano, però non penso che esista un canale sicuro. Ma per queste chi vuole. che piattaforme, cioè, lo conosci Mubi? Se questo Mubi potrebbe andare, non lo so. Forse Marcello prima mi parlava di una bella piattaforma. Io ci sto a provare a cercare qualcuno. Ma di che... Mubi da invitare, qualcuno qua lavora per Mubi? No, guarda la statistica, 35 persone, qualcuno qui è uno dei 4 dei dipendenti di esatto. Però e queste, cioè, hanno poi un seguito, cioè nel senso, assolutamente dici, no, assolutamente capito, no, cioè, no, lo metti su quella seguito. Piattaforma e poi se lo vedono in 3. Beh no, Mubi c'ha un sacco di seguito. Però ma c'è un sacco di seguito a Parigi o c'è un sacco di seguito pure in Italia? Sì. Pure in Italia i pochi cinefili che ci sono, qualcuno è abbonato a Mubi? Ma vedi, comunque, tre, no, su è stato 30 persone. No, tre è buono, tre è qualcuno buono. Ha fatto il mese, scusa, di sono prova, io, e lo poi dico. Si è cancellato. Ma e su Mubi hanno offerte diverse per ogni paese, tipo in Francia capita che tipo
mettono film molto indipendenti di gente così, tipo, e comunque se stai su Mubi un sacco di gente lo vede quel film, cioè, rispetto a in un festival attinge. Un tizio che era nel mio stesso master l'anno successivo, che è molto molto bravo, hanno messo i suoi due film su Mubi e penso che siano stati visti molto, quando ha vinto cose in festival eccetera, ma comunque è uno 25enne che è quello figo. Comunque una cosa un po' assurda è che se noi caricassimo il grande caldo sul canale YouTube di Daniele Tinti. Sì. Cioè, se il grande caldo fosse, capito, Tintoria 150. 150 il grande caldo. Il grande caldo sul canale di Daniele Tinti. Probabilmente lo vedrebbero più retine, sì, rispetto a, capito, portarlo a 15 festival in giro per l'Italia. Dove vanno lo bannerebbero. Sì, lo bannerebbero. Cioè, lo bannerebbero dopo un giorno. Quindi non so se, cioè, YouTube non va bene. Perché, cioè, comunque ci sono le bestemmie, lo segnalano, lo tirano. No, le bestemmie mica. No, le bestemmie su YouTube, secondo me, non... mica creano problemi le bestemmie. Guarda, in realtà è una questione di cui parlavamo con Ceppaflex, che a volte, ma forse però se non, scusate, sulle bestemmie, chi più di Ceppaflex, certo, cioè su mettere contenuti con bestemmie. No, però se forse se non lo, no, ci se anche non le ci metti la pubblicità e scialla. Dei Sanculamo ci stanno su YouTube. È vero, è vero, è vero. Non penso sia quello il problema. Mi sa che non ci puoi mettere la pubblicità, semplicemente. Cioè, se ci metti la pubblicità, poi te lo tirano giù. Forse ti danno meno soldi al massimo. Non penso te lo tolgono. Vabbè, comunque il grande caldo verrebbe bannato anche per altri motivi che non possiamo dire. Ah, ok. Sì, non per dire a scoprire il 27 maggio al Monk. Esatto. Altri motivi. Sì, ci sono tutti. Omicidi non simulati. Esatto. Ma cos'è invece questa piattaforma che dicevate dei film? Infatti, perché volevo sentire anche il però di Luigi, perché tu dici, sì, mettiamola, mo mi parla di questa piattaforma, e allora mettiamola, però tu stai dicendo però? No, io dicevo però su Mubi. Mubi comunque attinge dal repertorio festival, almeno in Italia, non so, sì, se no, in Francia, no, probabilmente è sì, diverso. Assolutamente. Quindi prende tutto ciò che gira per i festival, che la gente non può vedere se non va fisicamente al festival, te lo prende e te lo mette su una piattaforma. Quindi non so se il grande caldo potrebbe mai andare su. A meno che qualcuno che lavora per Mubi non sta guardando Tintoria in questo momento, o qualcuno che conosce qualcuno che lavora per Mubi. Sì, non si sa. Cioè, se dopo queste alcune date uno che lavora per Mubi vede il film e tipo dice, ah, è figo, non l'ha visto in un festival, ma comunque l'ha visto nel nostro festival personale. Ma quindi è tipo una Netflix però per le cose indipendenti. Sì, è Netflix intellettuale. E how much is this fish? Quanto costa abbonarsi? 9,90. Ma ecco, io costava meno qualche, vabbè, non trasformiamo questa Tintoria in una puntata su Mubi. No, vabbè, però in realtà prima costava tipo 5 euro. E adesso 9,90. E adesso 9,90 perché hanno aggiunto. Prima era un formato molto interessante, che tipo ogni giorno usciva una cosa, un film, che rimaneva per 30 giorni. Quindi okay, avevi. Mubi piaceva alla gente anche per quello, perché tipo se ti apri Netflix o Amazon Prime o che cazzo ne so, c'hai un'infinità di cose e spesso, come sempre, finisci a scrollare tutta la lista e dopo un'ora ti addormenti e non vedi niente. Mentre Mubi aveva una lista abbastanza ridotta e limitata nel tempo, cioè le cose ci stavano per 30 giorni, quindi te vedevi ed era molto curato, cioè perché sceglievano cose che sì, la gente, anche se ci sono solo 30 film, anche una cosa di cui non hai mai sentito parlare, che sembra strana, magari ti dice, vabbè, vediamo, proviamo. Però adesso hanno aggiunto una libreria permanente, tipo, con molti classici, molte cose molto fighe. Abbonatevi tutti a Mubi e buttate Netflix. Come si scrive Mubi? Poi non so il catalogo italiano, però penso sia simile. Come è scritto? Mubi. 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 Era facile. Ok. Come pensavi fosse scritto? Come si pronuncia? Pensavi Mubi, tipo una mucca che fa il verso e poi dice Mubi. Esatto, invece no. Poteva essere. Ci stanno film belli. Guarda, no, anche i più grandi appassionati di cinema dopo 3 mesi abbandonano, perché sono veramente pesanti. No, è vero. Parlare male di Mubi, sì, proprio, ho bisogno del loro supporto. No, non è vero, soprattutto adesso che hanno la cosa permanente, è pieno di film bellissimi. In Francia. Ma è solo che... vabbè, un altro discorso.
certo, film così, tipo magari un po' più lenti, un po' più esigenti, eccetera, io non li vedo mai sul computer. Io vado molto al cinema, perché a Parigi c'è quell'ecosistema in cui quella, se esci una sera, hai scelta tra un sacco di cose molto belle da vedere, e sono film che più volentieri vedi al cinema che su un MacBook 13 pollici. Certo. Però comunque vale la pena. Vale la pena, quindi abbonatevi a Mubi, che abbiamo capito che danno più soldi. Mi abbono adesso. Se, ti stai abbonando adesso? Sì. No, lo cerco. Ma perché devi fare sta cosa? Lo cerco, non ti guardi intanto, niente. Vediamo che film ci stanno. Veramente. Sì, allora Stefano, dimmi 3 film indipendenti che ti sei visto negli ultimi 30 anni, vai. Ma che, poi che intendi per indipendente? Cioè, non lo so, me lo dovete dire voi. Il Grande Caldo è un conto, però un film indipendente può anche essere un film che costa 2 milioni da un regista affermato, uscito in tipo Favolaccio, un film indipendente? Quale? Favolacce. No, non era già indipendente. Questi perché hanno fatto Favolacce? Questi. Salutiamo i fratelli di Innocenzo. A Titti non è piaciuto, mi sa, Favolacce. Sì. Guarda, Favolacce io dico così, non l'ho capito. E poi chi vuole intendere intenda. Io Favolacce io non l'ho capito. Che cos'è? Sto film non indipendente, quindi già cala da sta pianta. Non il film, però quelli che ne parlano. Cioè, vabbè, stai a parlare un film, non è che non sei meglio di nessuno perché l'hai visto. Che io non ho capito. Dei fratelli di Innocenzo, si chiamano così, che so dei grandi, con loro ci volo umanamente, perché lui che rosica sui social alla gente mi fa, ci volo troppo. Cioè, fa sta cosa 2010, però nel 2022. Oh, a coglione, hai parlato male del mio film. Lui è un grande, lui è un mito. Se vuole venire a fare tintoria quando gli pare, che è un grande. Però hanno fatto questo film che io non ho capito. Tutti mi hanno detto è il film della vita. Io l'ho guardato. Quando è uscito? 2 anni fa, 3 anni fa. Tra la pandemia, il primo lockdown. Il primo lockdown. Ah, quindi non al cinema? Sì, poi appena hanno riaperto l'hanno mandato in sala, però mi sa che avevano fatto un'anteprima. Ok. E vabbè, è un film che non ho capito. Tu l'hai visto? No. Tu l'hai visto, sì. Sì. Ma cioè, guarda, tu lavori, tu non puoi dire perché poi devi lavorare. Che ti è piaciuto? Non sbagliare lui. No, è un film che è stato molto pompato, quindi gli appassionati di cinema, alcuni si sono incazzati perché hanno detto ma perché? Cioè, ci sono tanti film altrettanto belli, perché stiamo portando così in alto questa coppia di registi. A me personalmente è piaciuto, per la tematica soprattutto. Quello ci sta, vabbè, ma infatti ripeto, io non l'ho capito. Qualcuno ha visto Paolacce? Ne hanno fatto uno dopo, Latinoamerica. No. Rimetto al microfono. L'ha detto peggio, ascolta. Tu che hai detto? Paolacce è bello, America, no. È peggio, ok. Quindi America. Paolacce è piaciuto, America no. Vabbè, vedi, quindi America forse. Comunque c'è la categoria grasse risate su movie. Che ci sta? Che ci sta su grasse risate? Vedi com'è Movie Italia, Dan, te non hai capito il paese che sei. Bestemmie e Massimo Boldi. Questi siamo noi. Vacanze di Natale. Guarda, se non c'è la vacanza di Natale 83, non andate su Movie. No, c'è un film di Totò. Bello, indipendente, di nicchia, e altri film, il principe della risata. Lui portava i tacchi a spillo. Però Sofia e il terzo, non lo so. Picnic alla francese, questi sono i titoli dei film. Grazie risate, Picnic alla francese. Gente di Roma. Vabbè. Stefano, purtroppo poi quando si chiude con le cose, si chiude. C'è God Bless America, che è il film che ha fatto Bobcat Goldthwait, non so come si chiama. Non dire altro. Che era Zed di Scuola di Polizia. Ah, per tornare, vedi. Questa... Sì. Quello è carino. Un po' didascalico, però carino. E niente, questo. Questo è Stefano. Vedete, noi stiamo facendo un podcast, c'è della gente. Lui sta scrollando. Sto scrollando. Il co-conduttore del podcast sta letteralmente scrollando un'app che ha appena conosciuto. Un piacere lavorare con lui. Fa tutto il catalogo di Mubi. Domani lo vedi, sta tipo... No, ma scrolla due secondi. Indie d'America. Rat Film. Tutti i topi ci stanno. Che si... Rat Film. Dormono uno sull'altro. Va bene, niente. Vai Stefano, io voglio vedere fino a quando fino a quando tieni questa perché cosa. Si chiama India d'America, però India come Indie, non Indie. Indie d'America, come no, forse India anche d'America. Come le Indie forse d'America, come le chiamavamo una volta. Io pensavo quello, le Indie d'America. È una cosa su Colombo.
ecco le, quello, le Indie da te, già eri appassionato, ah, è un film storico, poi lo guardi, è un indie americano bruttissimo ambientato, esatto, in Arkansas con uno che ammazza la madre, ah, ma esatto, poi Pasolini, volevo vedere Cristoforo Colombo che ammazzava i nativi americani, non un, non un bianco, vabbè, ammazza un bianco, visto. Hai visto? Ti è piaciuto? Non ti abboni? C'è la prova gratis per 7 giorni al massimo, ah, guardo il film sui topi e vediamo se... Se, no, film. Se fa ride, se sono veramente grasse risate. Oh, sui, no, topi, film sugli indiani d'America, se hai capito bene. E poi, va bene, adesso io vorrei che Stefano facesse, perché sono curioso se la vuoi fare a Luigi. No, no, non è vero, devo fare una domanda io, che è tipica di questo podcast, perché in teoria è il podcast della legalizzazione. E nel grande caldo, vabbè, facciamo tutta la premessa, in teoria è il podcast della legalizzazione, io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensate della legalizzazione delle droghe leggere, però tutti quanti mi danno la stessa risposta, quindi ho smesso di fare questa domanda. No, quindi... no, io sono per la criminalizzazione del, sì, cannabis. Sì. Però... ti fai una canna, ti tagliano una mano, sì, un membro, qualsiasi. Sta. Però sono per la legalizzazione di tutte le altre droghe, perché mi piacciono tutte. È una buona, tutte tranne la marijuana, sì, che sì, ti, sì, fa dormire, ci sta. E questo proprio è una visione collettiva della società, visto che per me le canne sono così, mentre le altre droghe sono così. Sì, sì, sì. Vabbè, allora lo accettiamo, tutto io accettiamo questo tipo di policy. Siamo per la legalizzazione di tutte le droghe. Però... A parte... la marijuana che sarà... No, no, attentoria soprattutto la marijuana, ah, okay, te lo dico, ah, per correttezza nei tuoi, okay, confronti. Okay, okay. Cioè qui sei su una piattaforma che promuove anche la legalizzazione. Ah sì? Marijuana. Sì, sì. Ah no, sì, ho fatto una gaffa. Eh sì. Vabbè, non ti preoccupare. ti daranno due schiaffi mentre esci. No, nel grande caldo è presente anche della marijuana, però rivedendolo manco tanta. Sì. È sullo sfondo, è tra le righe. Esatto, e... cioè c'è perché c'era, però soprattutto no, però non è un film di c'è droga, c'è una scena che abbiamo tagliato, l'abbiamo tagliata? No, ma quella che stiamo sul divano, stiamo su, no, 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 quella, no, che quella ci sta alla fine quando guardiamo il, sì, film, tutti i primi piani sono tutti, quello, fatti. Era tipo l'ultima serata di riprese, eravamo tutti molto stanchi, molto provati, veramente, e dovevamo fare questa ultima scena un po' emozionale tagliata, dove guardiamo quello che è rimasto del nostro film, e doveva essere una sequenza di primi piani sui, no, sui nostri visi commossi, e quello che è successo è che si sono tutti messi a fumare tutte canne prima di fare quei primi piani, e invece di primi piani commossi c'hai tutti gente impaurita, sì, sì. Io che già non fumavo più le canne, credo, li ho odiati, e abbiamo finito per tagliarla, però per il meglio, credo. Sì, però sì, no, sì. Rimettetela adesso, scusa. No, no, no. Voglio, quello vogliamo, su Patreon. Vogliamo vederla tutti. Ah, su Patreon. No, 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 è giusto averla tagliata. In questi 9 anni è stato fatto un lavoro di rivederlo tipo 2 anni dopo e fare no, poi 5 anni dopo no, no, 7 anni dopo no, no, se no. Se prendevamo altri 2 anni non c'era, non più, c'era più niente. Alla fine, tipo i bloopers alla fine, come nei film. No, però volevamo fare, però vabbè, volevamo fare che tipo... la cosa col montaggio di tutte le bestemmie, però non l'abbiamo fatta. Cioè, che perché è tipo 20 minuti, cioè che perché tutto il girato, quello che non abbiamo usato con le bestemmie, è lunghissimo. Però tipo che vendevamo quello a 100 euro. Che ti, cioè 20 minuti di fischelli di 10 anni fa che bestemmiano. Comunque, se ti piace, ricordo, questo genere di cose. Ma voi facevate le canne sul set? Cioè io non fumavo, Dan non ha mai fumato. Ma forse gli ultimi giorni. Sì, tu bevevi, sì, però. Non voglio puntare le dita, però bevevo come... Tu sul set stavi bello lungo. Come, sì, io ero ubriaco, cioè, mi sa, tipo 90% delle 2 settimane. Però aspetta, ubriachi per esigenza, perché parliamo delle dipendenze, a tintoria si parla delle dipendenze per quello che sono. Marcello era un po' quello che coordinava tutti i 20enni fattoni che per un'estate erano stati sequestrati, quindi voi immaginatevi... 15 amici che dicono sì sì lo facciamo sto film, poi già dal secondo giorno si rendono conto hanno fatto una cazzata, perché cioè la loro estate è stata rovinata per fare sto film de merda, è stata oh mortacci vostra domani alle 9 e quello era rompe il cazzo, ci vediamo a mezzogiorno già pranzati, domani guidi pia la macchina di tu andiamo a Monteporzio,
E quindi lui, per essere questo sergente, stava là a farsi gli shot di gin di nascosto. Bu bu bu, sei una merda. Ecco. Così è come si fanno i film indipendenti con 800 euro di budget. Confermo, Ricando, da esattamente ecco. Così. E no, bevevamo, sì. Bevevamo, e però le canne meno di quelle che io pensavo ci avessimo messo. Cioè, ci sono solo due scene dove ci siamo, dove ci facciamo le canne nel film. So vere. Tra l'altro, quelle, mi sa, oggetti che di scena, no? No, diciamo. No, 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 noi abbiamo fatto tante volte canne con oggetti di scena, ma alla fine le uniche due scene che abbiamo tenuto erano le uniche due dove c'era l'erba veramente. Ah sì? Sì, 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 sia al gianicolo che sul divano l'erba è vera, se non ricordo male. Quindi dovete venire con l'erba vera. Primo film, no, non credo sia il primo film, primo con l'erba, film con l'erba. Probabilmente non è il primo film con l'erba. Secondo me comunque è un po' un weed movie. Cioè, se vi piacciono i weed movie tipo Pineapple Express. Sì, è un po' un weed movie con l'erba di sottofondo. Sì. Cioè, sì. Se stai fatto fa più ridere, però questo è vero di qualsiasi film. Tra l'altro, io credo che mentre abbiamo girato anche a Monteporzio, e una sera mentre eravamo a Monteporzio, non so di una cazzo, è partita una macchina per andare a San Lorenzo a comprare l'erba. No, che cazzo dici, zio? Questo no, non me lo ricordo. No, forse mi sto confondendo con un altro film. Divertente. Diciamo a comprare vero. Il puzzone a San Lorenzo. Non è vera sta cosa. Questi sono reati che stai confessando. No, ma che reati? È prescrizione. Ma poi, cioè, per comprare il puzzone a San Lorenzo, percentuale di HC quasi inesistente. Ci sono avvocati in sala. Cioè, come funziona se tu confessi un reato avvenuto anni prima? Un reato tranquillo. Niente, non ci sono prove. Eh? L'acquisto non è reato. L'acquisto non è un reato. L'acquisto tu non sei un avvocato, mi sa. Magari c'hai ragione, però. Cioè, tu lo acquisti e poi però lo lasci lì, va bene, dice, nessuno deve dire niente. No, però è vero, cioè nel senso, il reato è lo spaccio. Il possesso non è reato, tu, cioè, ti fanno il foglio. Però se c'hai più di 5 grammi d'erba, poi devi dimostrare che non stavi spacciando. Questo è il twist la legge sulla non è che ce l'ho scontrino effettivamente che l'hai comprata. No, però ti vedono, cioè se ce l'hai comunque sbagliato te la sequestrano. Se ce l'hai in mano, se però dici mettila lì. No, però se ti vedono che l'appoggi e tu fai no, l'appoggia lui e tu dai non ce l'ho, ti prendono a manganellate. Secondo me quello è un avvocato bravo, te la fa. No, ma non ci arrivi all'avvocato se gli fai questa cosa e fai tipo ora ce l'ho, ora no, bu, ti spacca i denti. No, te lo dico perché cioè te lo dico proprio, cioè non provare a fare questa cosa, non provare a fare non ce l'ho più perché ti dicono ci segua, l'abbiamo visto in 4. Io userei questa strategia se fossi un avvocato. Guarda, che non la tocchi, sia stato te per 3 secondi non è più tuo. Esatto. Anzi, la butti per terra e poi nei 3 passi che i poliziotti fanno la sede fai tipo oh ma che è, oh. Capito? Oh, ma che mai visto? Oh, ma che ci sta? Oh, l'hai toccata tu, è tua. Stefano, potresti pensare all'avvocatura. Tanto, cioè, effettivamente non ci sono prove che è tua. Che l'hai leccata, che non so, come fanno. Come fanno chi? Quando vuoi, cioè, se io voglio quel pezzo lì, io lo lecco, è mio. È tuo. Sì. Così si fa con la droga. Pensa che con l'hashish si fa che se vuoi che un ovulo di hashish sia tuo, non basta leccarlo, devi financo metterlo nell'ano. A quel punto però, è tuo senza alcun dubbio. No, non è tuo, quello. È tuo finché non lo vendi a me di 20 anni. Adesso se mi vendi l'hashish tanto vale che mi dà una martellata in testa perché mi fa lo stesso effetto. No, però la domanda che faccio a tutti gli ospiti, e non posso esimermi dal farla anche a voi tre, che rapporto avete con la marijuana e se secondo voi c'è una correlazione tra l'uso della marijuana e la creatività. Partirei da Luigi. Io forse ho smesso proprio durante il grande caldo. Cioè è un malessere proprio amplificato in modo troppo potente dalla cannabis. Quindi ho smesso da quel giorno. Grazie alla risposta. Grazie grande caldo. Traumatizzato. Io no, infatti mi sa che già durante il grande caldo non fumavo più. Mi piaceva quando ero adolescente, giovane, tipo ai 20 anni, abbastanza presto mi sono messo a imparanoiarmi male, quindi basta. Un paio di settimane fa ho rifatto le canne con Marcello per la prima volta da anni, perché comunque periodicamente ci riprovo, generalmente mi ricordo perché non lo faccio più, però 2 settimane fa con Marcello e Tommaso che di cui non diciamo il cognome. Di cui non diciamo il cognome. Il
mio è scritto in sovraimpressione. Sì. Ho fumato un po' di canne ed era divertente. Per la prima volta in anni mi sono divertito a fumare, quindi forse tornerò ad essere come si dice? Un fumatore di canne. Un fattone. Sì, un consumatore. Fattone però è anche amichevole. Marcello? Tu non fumavi all'epoca perché tu... Io ho cominciato a fumare a 23 anni, raga. Oh shit. Fatemi dare un applauso. Cioè, perché, comunque mi sembra di perché difficile. È tardi, capito? È tardi. Lui voleva un applauso perché ha cominciato a farsi la canna. È tardi. Anni. L'antagonista della puntata. È tardi. Poi a 23 anni mi sono fatto sta canna, sono impazzito, mi è piaciuto tantissimo, raga. Fanno ride, eh? Cioè, all'inizio fanno veramente ride, fanno super ride, mamma mia. Quante risate. E poi? E poi perché niente. Perché 23 anni erano tanto tempo fa. Erano tanto tempo fa. E poi niente, ho continuato, sono molto favorevole ovviamente, cioè, nel senso, ma qualcuno è mai venuto qua a parte d'anno a dire che non vanno legalizzate? Cioè. È venuto Matteo Corradini, però che aveva, ho detto che vabbè, però ha fumato prima la punta, cioè nel senso, come gag ha detto sono contrario e era fatto mentre lo diceva. Comunque ovviamente siamo tutti d'accordo sul legalizzare, il rapporto con la creatività però. Oh, questo mi interessa molto. Il rapporto con la creatività... Secondo me, in fondo, negativo. Ok. Perché se hai fumato, perdi un po'... Cioè, io perdo un po' più la pazienza se ho fumato e quindi non riesco ad accollarmi quello che è un processo creativo, cioè infinite iterazioni sulla stessa cosa che non ce la fai più e a un certo punto ti arrendi e il momento in cui ti arrendi è il momento in cui quel prodotto è finito. Mm-hmm. E quindi devi essere paziente perché così riesci a fare più iterazioni, la porti più in là eccetera. Le canne secondo me non ti aiutano perché ti rendono un pochino più impaziente, quindi da quel punto di vista per la creatività non il massimo. In generale provare sostanze, però anche esperienze, cose, viaggiare, parlare con sconosciuti eccetera, cose che ti portano un po' fuori dalla comfort zone, buone per la creatività. Quindi direi un uso episodico sicuramente buono per la creatività, un uso, cioè fumare seriale mentre stai facendo una roba, non in massimo. Vedi, perché questo secondo me è più vero per la musica, dove appunto c'è questa cosa, mentre per la stand-up, per la comicità, tu quando sei fatto, a te basta scrivere uno spunto, cioè scrivi, ah, questo è così e invece è cos'ha, e poi tutto il resto che scrivi è merda, però quella roba rimane, e quindi basta scrivere quelle quattro parole e quello può succedere, mentre sei molto fatto. E tra l'altro... La mia ragazza sta leggendo un libro sulle droghe che usciva col Post, sta rivista si chiama Cose spiegate bene, mi pare, e l'ultima che è uscita è sulla droga, e ieri sera mi spiegava che la marijuana quello che fa è che i neurotrasmettitori, credo che questa sia la parola, che normalmente che ti fanno vedere le cose, ti fanno recepire le cose, e per farti recepire le cose i pensieri vanno tipo da A a B, dal neurotrasmettitore A al neurotrasmettitore B, con la marijuana vanno da B a A. E quella è proprio, cioè, la comicità è quello, cioè le cose vanno da A a B, le fai andare da B a A, è un meccanismo comico, quindi per quello penso che... Ma è vera sta cosa, cioè, l'hai spiegata bene. No, magari ho sbagliato le parole, però, cioè magari non è vero niente, perché se sbagli le parole in una spiegazione scientifica hai sbagliato la spiegazione. Però avete capito? Cioè il cervello va così e invece la mano va così, e se una cosa va così... Quello è un meccanismo, cioè, comico. Se è così, mettiamo se tutti a fumare tutti i giorni, tutto il tempo. No, perché poi a quel punto, l'altra cosa di cui parlavamo è che tipo la marijuana, quella veramente buona, era, pensa per una volta, quella che si faceva ai nostri genitori, che c'era poco THC, perché così tu stavi poco fatto e questa cosa funzionava e tu dici, oh, invece di fare così, fa così, che ridere, oppure che strano, oppure che paura. Invece adesso che c'è la marijuana, tipo il 38%, il 48% di THC, tu fumi e il cervello fa solo... e poi svieni e ti svegli e dici ho l'ansia per un mese. Quindi ecco, fumate responsabilmente, questa è la cosa più importante, mi viene da dire. E non so se forse su questa nota andrei a chiudere la puntata, che sono le 9:10, a meno che io mi sto continuando a grattare il naso, devo starnutire da un'ora, e avete delle cose che dobbiamo aggiungere? Hai delle cose credo che devi chiedere? Venite. Secondo me non hai spiegato qual è il tuo ruolo nel film, cioè che c'entri tu, il tuo punto di vista, il tuo ruolo. Io l'ho prodotto, l'ho scritto e l'ho interpretato.
l'ho coprodotto, co-scritto e co-interpretato. E ma chiamo se ci sono domande dal pubblico. Ci sono domande dal pubblico? Su questo film. Non vi preoccupate, non ci sono mai. Però sì, in particolare oggi. Un po' meno di un'ora, 55 minuti. 55 minuti. Esatto. Grazie a te. È troppo o è troppo poco? Sì. Questo è un tasso molto dolente, perché prima era un'ora e venti tipo, e poi quando l'abbiamo rivisto in questi 9 anni abbiamo detto no, però è un'ora e venti brutto o 55 minuti bello, abbiamo scelto 55 minuti bello, però così è un mediometraggio, quindi per farlo diventare un lungometraggio e mandarlo ai festival a cui comunque non lo possiamo mandare, però per una serie di motivi che scoprirete il 27 maggio abbiamo pure pensato di mettere 7 minuti di titoli di coda, cioè nel senso per arrivare oltre l'ora e dire tipo cioè passa una parola, dopo 2 minuti ne passa un'altra e così dice ecco qua 1 ora e 10 di film, però sì per ora è un lungometraggio. Cioè, questa parte la tagliamo, io sto dicendo a tutti che è un lungometraggio, nessuno la sa sta cosa dell'ora, cioè. Ah, allora questa la dobbiamo tagliare. No, ma infatti fate come a Rapau, che hanno messo, siccome era troppo corto il film, hanno messo degli sketch tirati dopo, degli squallor. Tipo pubblicità intermedie, fate voi le pubblicità. Quindi... Però il film poi si... Sì? Non vale. Funziona se ci mettiamo la pubblicità, no. Con noi facciamo compra la sveglia, no, che non funziona per arrivare qualche... tardi al lavoro. Qualche non lo so. Bestemmia. No, dai, appunto, abbiamo il montaggio di 10 minuti di bestemmia, volendo che mettiamo alla fine, però poi il film... Pure fate come poi diventa... Tabis, poi alla fine ricomincia, no? Come... Ancora, e ricomincia il film. È così, Teletubbies? Teletubbies sono così, cioè è un 5 minuti girato e poi alla fine loro se lo vedono sulla pancia e dicono ancora, e poi ricomincia, è così. Ed dura. È uguale? Sì. Veramente? Sì. I Teletubbies sono questo? Sono questo. No. Tu come lo sai? E io su Just Kids. Va bene. Allora, se ci sono altre domande? Forse no. Allora io adesso vi dovete firmare il poster. Durante il podcast. Durante il podcast. Vai. Cioè questo momento che non abbiamo capito se è top content o shit dove content. La gente delle visualizzazioni fanno così. Esatto. Dovete firmare il poster. Mi piace mentre... che il poster è tutto pixelizzato. Mentre... Allora, non parlare male del poster. Questo poster è costato come produrre il grande caldo 30.000 volte. Quindi non parlare male del poster, per favore. Perché c'hai pixel? Sì, perché ognuno di quei pixel costa come costruire un paese in Nigeria vicino a un pozzo. Questo è sbagliato perché è colonialismo al contrario. Lo diciamo perché poi erano cose per cui se non ama i soldi negli anni 90 non si fa più. Lo devi firmare veramente. Fate una, che anche una sigla. Cioè vorresti tipo scrivere il grande caldo, la data e poi fate 3 firme, 1, 2, 3. Ma poi c'è tipo il dibattito a fine film. A fine film c'è un breve dibattito. Se intanto volete guardare quella telecamera là verso quella colonna, vedi qua. Cioè vabbè c'è una telecamera, se guardi mentre firmi, bravissimo, perfetto, questo... Top Italian content. Guardi veramente. Mentre firmi è come nei... No, puoi guardare. Scrivi il grande caldo, data e guarda, firma e... È tipo nei film porno quando guardi in camera. Alla fine, quando finisce la cosa. Quali film porno? Si guarda in camera. Ma che stai dicendo? Il film porno? I film porno che quelle... Chi guarda in camera? Le femmine in genere, quelli che guardo e poi non so. Ah, ma perché tu guardi quelli con scritto POV? Sì. Ne ho sentito parlare. Sì. Ne ho sentito parlare, certo, devono guardare in camera, chiaramente. Peraltro, vabbè. Peraltro? È pure una cosa, quanto guardare negli occhi c'è durante quella cosa, che devi diventare stupida. Sì, ci siamo lontanati 30 secondi stare a parlare. Stefano, è colpa di Stefano. Sono comunque film indipendenti, anche quelli, diciamo così. quelli veramente completamente indipendenti sono illegali adesso. E adesso, cioè quelli che proprio sono quelli fatti... in cui non avverti la persona, esatto, che quelli che fai con un iPhone, quelli vai in prigione, giustamente. Però però sei d'accordo, sì, no, c'è anche un filone indipendente importantissimo, sì. Mi dicono che va forte. Siete contenti? Non vi siete potuti allontanare? Siamo finiti a parlare di porno? Se adesso volevo dissociarmi, capito, da sto podcast. No, vabbè, no, però abbiamo parlato di porno in modo etico, certo. Porno etico, sì, sì. Va l'importante bene. È il consenso. L'importante è il consenso, questo lo diciamo sempre noi, non si dice altro in questo podcast. Va bene, allora vi chiedo un altro applauso per Marcello Newman, Dan Ben Sadun e Luigi Caggiano.
Stefano Rapone, Daniele Dinti, Pizzeria Frontoni. Un applauso a voi che siete venuti e siete venuti puntuali. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.